Il progetto Olio d'Oro del Comune di Pontassieve finalmente è attivo e operativo anche nel quartiere dei Villini. Dopo aver attivato questo progetto all'interno delle scuole del nostro istituto comprensivo, ma da oggi è possibile conferire anche in 4 postazioni situate nella zona dei Villini. Siamo davanti alla postazione più importante, perché è fatta in collaborazione qui con gli amici e la sezione dei soci Coop di Pontassieve. Naturalmente il progetto è stato promosso insieme all'azienda Silo SPA, con la quale ci siamo subito trovati in accordo, perché tutti e due abbiamo un intento importante, che è quello di lavorare verso un'economia circolare. Quindi da oggi cittadini Pontassieve, cittadini dei Villini, potranno conferire l'olio in questi bidoni. Lo dovranno conferire senza sversarlo, ma con una bottiglia tappata. Sono molto contento di essere qui all'inaugurazione di questo nuovo centro di raccolta, perché rappresenta la seconda fase di un progetto sperimentale che abbiamo iniziato l'anno scorso con l'amministrazione comunale di Pontassieve. Dopo una prima fase in cui abbiamo svolto un'operazione di educazione civica, e cioè di informazione ed educazione dei bambini a considerare l'olio esausto di friggitoria non un rifiuto ma una risorsa, perché se collettato e trattato in maniera corretta può rappresentare una fonte energetica molto importante. La nostra azienda collabora con Eni, con la bioraffineria di Porto Marghera, e quindi tutto l'olio che verrà raccolto verrà, una volta rigenerato, indirizzato alla bioraffineria di Porto Marghera per essere trasformato in biocarburante. L'obiettivo del progetto quindi è quello di diffondere questa cultura della raccolta dell'olio vegetale, per poi dopo avviare lo stesso a delle forme di recupero energetico molto importante, per dare un senso concreto al concetto di economia circolare, che oggi è molto diffuso fra tutti i cittadini, e noi facciamo qualcosa che è veramente il compendio dell'economia circolare. Unicoop Firenze non si limita solamente a questo. Solamente nell'anno 2021 abbiamo aperto 4 nuove stazioni di riciclo di olio esausto, e voi pensate che in tutte le nostre postazioni, che sono 26 in tutto, ritiriamo circa 220 tonnellate di olio esausto.